Un incontro questa mattina alla Sala Civica di Camuscia. Sara Baldetti ha presentato il suo programma elettorale, ma è stata l'occasione anche di parlare di un tema particolarmente sensibile in Val di Chiana, cioè l'agricoltura. Sì, è un tema a cui teniamo molto a cuore, in quanto la vocazione della zona ci dice di spingere e ovviamente creare progetti perché ci sia una ripartenza di questo settore che sta vivendo un momento di grande crisi. Come abbiamo detto durante gli interventi, riduzioni di produzioni, problemi climatici perché comunque influiscono notevolmente. Faremo di tutto, abbiamo un progetto importante sul marketing territoriale, su tutto quello che riguarda la valorizzazione delle nostre specialità. Ecco, è il lavoro, la tematica principale non solo di questo territorio ma un po' di tutta l'Italia. Sì, le aziende agricole fanno fatica appunto a trovare personale. I flussi sono un'alternativa che deve essere semplificata, la politica deve venirci incontro e rendere più facile l'assunzione di persone che vengono appunto tramite flussi e dare poi la possibilità di superare i 9 mesi di assunzione, perché in effetti formare un dipendente ha dei costi e poi comunque anche una questione etica. Se le persone si trovano bene, è bene che rimangano a lavorare con noi, ne abbiamo bisogno. Sara Baldetti ha poi presentato la sua lista, con la quale sfiderà gli altri candidati in lizza per il comune di Cortona. Sì, sono, come avete potuto sentire, molti imprenditori, rappresentanti di varie categorie imprenditoriali, dall'impresa edile al discorso data security, informatici, settore dell'estetica, molti imprenditori. Ovviamente ci sono anche dei collaboratori, comunque dei nostri candidati, come cassieri, operai, persone che rappresentano un po' tutti i ceti, perché dobbiamo essere rappresentativi di tutti e poi soprattutto gli abbiamo volutamente dare il senso di inserimento di persone con altre culture, persone che sono da 20 anni anche con noi, che quindi fanno parte di noi, del nostro gruppo, del nostro essere cortonesi. Le priorità sicuramente sul discorso sociale, abbiamo dei progetti importanti e anche su una ripartenza economica del territorio. Abbiamo idea di creare le condizioni per alcuni investitori, quali la creazione di bilanci di sostenibilità, quindi creare già le condizioni perché un investitore che viene a Cortona ha un bilancio di sostenibilità quasi compilato, visto che poi sono essenziali per poi avere finanziamenti, PNR, ma anche finanziamenti bancari. Quindi creare queste condizioni riteniamo che siano condizioni necessarie perché le aziende vengano a investire a Cortona, e quindi occupazione è il solito concetto che abbiamo di sostegno al lavoro e non assistenzialismo, assolutamente. Ecco, si preannuncia una bella battaglia dal punto di vista politico per queste elezioni. Che speranze vi date in percentuale? Noi giochiamo per vincere, quindi indipendentemente da quello è, la campagna elettorale inizia ora e quindi giocheremo tutte le carte possibili per vincere.